Per la pubalgia, gli esercizi fondamentali per la prevenzione e il trattamento sono gli esercizi che lavorano sulla stabilità dell'addome e sulla stabilità della muscolatura dell'anca. Partiamo da quelli per la stabilità dell'addome e della zona del core, quindi della parte centrale del corpo, e partiamo dal plank, che è un esercizio abbastanza semplice da eseguire, ma altrettanto efficace con le sue varianti. Allora, plank è un esercizio che può essere eseguito, quello semplice, in due modi: plank alto oppure plank basso sui gomiti. Quello alto è leggermente più semplice da eseguire. Le mani vanno tenute sotto le spalle, l'addome bene serrato in maniera da non essere perso in questo modo, quindi la colonna va mantenuta in una posizione di neutralità e a gambe tese. Il plank basso, così come quello alto, va mantenuto qualche secondo. Potremmo partire come primo livello un 30 secondi. Se ce la si fa, si può arrivare anche a 1 minuto, 2 minuti. Alcune delle varianti possono essere con sollevamento di una gamba alla volta, sempre con mantenimento dell'addome e mantenimento della posizione per qualche secondo, per poi cambiare e fare l'altro arto. Stessa cosa si può fare con un raggiungimento degli arti superiori. Altre varianti possono essere il raggiungimento di un side plank in questo modo, con rotazione da una parte e dall'altra, oppure direttamente un side plank sul fianco, raggiungimento della posizione, mantenimento dell'allineamento del corpo, mano in alto. Stessa cosa da una parte e dall'altra per lavorare bene anche sulla muscolatura stabilizzatrice obliqua. Altri esercizi che possiamo fare, oltre a quelli per la stabilità dell'addome, quindi quelli che si concentrano sul core, sono quelli che lavorano sulla muscolatura adduttoria e più in generale sulla stabilizzazione dell'anca. Uno di quelli che si possono fare è un raggiungimento verso il terreno. Partiamo dal presupposto che nel nostro caso la pubalgia o comunque l'ernia sarà sulla parte sinistra. Quindi, mantenendo il corpo dritto, allineato alla gamba che sale, facciamo una discesa laterale. Arrivo e ritorno. Lo possiamo fare a corpo libero, altrimenti possiamo aggiungere un peso dallo stesso lato dell'infortunio o della patologia. Quindi, l'esercizio è il medesimo con un po' più di resistenza. Quindi possiamo scendere lateralmente in maniera da allungare la muscolatura adduttoria e fare un ritorno. Anche qui lavora lo stesso anche l'addome perché la colonna deve rimanere in posizione neutra mentre facciamo la discesa. Altri esercizi che lavorano sempre sulla stabilità dell'anca, ma su muscolature diverse da quella adduttoria, quindi più che altro su quella glutea abduttoria e sui flessori di ginocchio nonché estensori d'anca, è un raggiungimento anteriore, quindi teniamo in questo caso il peso dalla parte opposta rispetto alla gamba infortunata, leggera flessione di ginocchio, andiamo in flessione d'anca e vado a fare un raggiungimento con il peso del terreno di fronte al piede e poi un ritorno. Possiamo farlo sia con peso che senza peso. Il consiglio è di iniziare senza peso in maniera da testare le proprie capacità di equilibrio e stabilità, dopodiché aumentare il carico progressivamente in base alle proprie capacità.